Invasioni sonore, seconda tappa, siamo in Piazza Villa Franchetta ed ecco qua la seconda puntata. Come sapete noi di Villa Alternativa vi raccontiamo il backstage delle varie tappe. Siamo col primo gruppo che si è esibito questa sera, loro sono della categoria 14-21 Original e sono i Contropelo. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Voi siete di Roverbella, quindi insomma quasi vicini. Come arrivate a Invasioni sonore? Arriviamo molto carichi di rock and roll e... appunto abbiamo fatto questo concorso per provare a portare un attimo la nostra musica fuori dai confini della nostra sala prove, che poi tra l'altro non è altro che la camera da letto del nostro batterista, e niente, stiamo provando appunto a sperimentare nuove cose. Tra l'altro batterista che, se non erro, se ho letto giusto, all'inizio era chitarrista. Sì. Aspetta che ti diamo il microfono così puoi parlare con noi. Sì. Giusto? Mi sono studiato. Esatto, sì, hai studiato bene. Ma praticamente 2 estati fa ho deciso di seguire il mio impulso naturale, perché la batteria mi aveva sempre attratto, e così ero andato a lavorare d'estate, avevo racimolato un po' di soldini e così insomma ho deciso proprio, sono andato, mi sono documentato un po', ho preso la batteria ma senza saper niente, e mi sono messo su così. Dopo noi ci siamo sempre conosciuti, perché era da prima asilo che eravamo in classe insieme, quindi siamo amici d'infanzia, e quindi insomma così conoscendoci ci siamo trovati, abbiamo iniziato a provare a suonare e ci siamo trovati bene, e quindi lo stiamo facendo tuttora. Voi fate musica propria, canzoni inediti anche in italiano e in inglese, come nascono le vostre canzoni? Sì, diciamo che le nostre canzoni nascono un po' da idee principalmente del nostro chitarrista e produttore musicale, che è Lorenzo qui presente, e dopo diciamo che insieme cerchiamo di arrangiare tutta la faccenda per 3 membri, che diciamo noi siamo per il power trio, diciamo, più che per i gruppi numerosi. E niente, abbiamo provato a sperimentare da subito l'inglese, perché insomma diciamo che nel rock in generale è più orecchiabile per tutti, e successivamente l'italiano, perché vogliamo che i nostri testi e le nostre canzoni vengano trasmesse al pubblico che ci ascolta, che sono chiaramente italiani. Certo. Allora, a proposito di questo, andiamo ad ascoltarci una canzone. Cosa avete scelto per noi? Change This World. Be the same. You run away because
I'm trying to change this world today. You run away because you know things will not be the same. You run away. You run away because I'm trying to change this world today. You run away because you know that things will not be the same. You run away. You run away because I'm trying to change this world today. You run away because you know. Grazie.